La leggenda di Gianluigi Buffon. Ho riflettuto a lungo su quale fotogramma della carriera di Buffon scegliere, quale aneddoto selezionare per iniziare a raccontare la storia di un mito degli ultimi 20 anni. Penso che il pianto e le dichiarazioni dopo Italia-Svezia testimoniano lo spessore umano dell'individuo e mettano in luce un elemento sottovalutato, la sua incredibile personalità. Gigi è stato il primo a presentarsi davanti alle telecamere, il primo a scusarsi, il primo nonostante le emozioni, le lacrime e la fortissima delusione. Il carattere che questo episodio testimonia sarà un elemento chiave che lo accompagnerà per tutta la sua carriera. Già, ma da dove parte questa storia? Vi era il rischio che questa storia nemmeno iniziasse. Vi era il rischio che il piccolo Gianluigi nascesse con dei danni cerebrali. Infatti, durante il parto, il cordone ombelicale aveva soffocato il piccolo neonato. Proprio per questo, fu lasciato nell'incubatrice per 4-5 giorni. Vi era il pericolo concreto che avesse subito qualche danno al cervello. Per fortuna, Gigi non subì nessun danno cerebrale. Un altro bivio che avrebbe potuto segnare la carriera e la vita di Gigi è quello legato al ruolo. Buffon, fin da subito, si distinse per avere delle doti sopra la media. La sua stazza superiore a quella dei suoi compagni gli permise di dominare fin da subito, ma non in porta, bensì a centrocampo. Gol a raffica, su punizione, su calcio d'angolo, su azione, era semplicemente dominante. Molte squadre si interessarono a lui, ma nell'estate del 1990 Gigi rimase folgorato da una figura mitologica, Thomas Nkono, il portiere del Cameroon. Per questo suo padre gli propose di giocare in porta e lui accettò di buon grado. Il problema che subentò fu che tutte le squadre interessate a Gigi di colpo sparirono. Nonostante ciò, il Bonascola Calcio decise di puntare su di lui e grazie all'aiuto del preparatore Avio Menconi, in poco tempo Buffon si affermò come portiere. Prima il Milan, poi il Bologna misero gli occhi su di lui, ma il club più rapido di tutti fu il Parma. Nonostante la tecnica non fosse ancora eccezionale e fosse ancora un po' goffo nei movimenti, Buffon dimostrò nei provini di avere la stoffa per essere un futuro campione. Così, a 13 anni, Gigi si trasferì a Parma. I primi mesi furono difficili, ma presto si abituò a vivere lontano da casa. Il suo carattere gli permise di farsi amici in poco tempo, però la sua proverbiale sfrontatezza, anch'essa parte centrale del suo carattere, gli creò dei problemi soprattutto in campo. Tanto che dopo un errore grossolano particolarmente banale durante una partita di allenamento, Buffon fu avvicinato mentre lasciava il campo da Fabrizio Larini, il capo del settore giovanile del Parma. «Cerca di cambiare», gli disse, «altrimenti vai a casa». Per Buffon era come un fulmine a ciel sereno, ma l'avvertimento sortì l'effetto desiderato. Buffon smise così di cercare di mettersi in mostra e cambiò. Appena un mese dopo parò 3 rigori e realizzò quello da lui calciato, permettendo al Parma di trionfare nella finale del quadrangolare di Molassana. Seguì presto l'apprezzamento internazionale. Poco più di un anno dopo, nel maggio del 1993, Buffon aiutò infatti l'Italia a raggiungere la finale del campionato europeo. In attacco, per gli azzurrini, giocava il futuro re di Roma, Francesco Totti, ma Buffon, nonostante fosse più giovane di 18 mesi, gli rubò la scena, parando 2 rigori nel successo contro la Spagna, nei quarti di finale, prima di neutralizzarne addirittura 3 nella vittoria in semifinale contro la Cecoslovacchia. Nonostante questa immaturità fuori dal campo, Gigi in allenamento si rivelò un vero e proprio fenomeno. Per questo, nel novembre del 1995, Nevio Scala decise di farlo esordire. Alessandro Nista era il nostro portiere di riserva. Era lui il favorito per partire titolare contro il Milan. Ma nell'allenamento del lunedì, Buffon fu sensazionale. Era lo stesso ogni giorno. Buffon era imbattibile, parata dopo parata. Il venerdì mi rivolsi al mio allenatore dei portieri, Enzo Di Palma, e gli dissi: «Stai vedendo quello che sto vedendo io?» Enzo rispose: «Il ragazzo è ancora meglio di quanto pensassimo, ma non possiamo farlo giocare dal primo minuto contro il Milan. Se dovesse bruciarsi, potrebbe non riprendersi mai». Tuttavia, il sabato fu di nuovo incredibile. Ci parlai, era calmo e sereno. Così decisi che saremmo partiti con lui, non avevo più dubbi. L'esordio di Buffon fu quello di un predestinato. Contro il Milan degli Invincibili riuscì a mantenere la porta inviolata. Nel primo tempo il classe 1978 si mise in evidenza con un intervento tempestivo di pugno ad impedire a Baggio di colpire di testa. Ma è nella ripresa che il 17enne portiere si superò.
prima dicendo di no a una conclusione ravvicinata di Marco Simone, poi, nel finale, negando a Weah il gol del vantaggio. Proprio questa parata fece strabuzzare gli occhi a tutti gli addetti ai lavori. Uscire con la faccia in avanti su un giocatore di 90 kg che si avvicina a tutta velocità verso la porta è qualcosa che solo un predestinato può compiere. Dopo l'esordio, colleziona altre 8 presenze durante l'annata 95-96, ma è dalla stagione successiva che diventa il titolare indiscusso del Parma. Con la formazione emiliana milita fino al 2001, venendo soprannominato Superman e aggiudicandosi 3 trofei, una Coppa UEFA, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. A luglio del 2001 la Juventus decide di investire la cifra monstre di 105 miliardi di lire per acquistare il portierone azzurro. Gigi diventa l'acquisto più caro della storia juventina, superato solo da Higuain nella stagione 2016. Dopo un inizio incerto, la sua prima annata in bianconero si conclude con uno storico scudetto, superando all'ultima giornata l'Inter di Hector Cooper. Nella stagione 2002-2003 trascina la squadra bianconera fino alla finale di Champions, parando un rigore decisivo a Figo in semifinale e compiendo una prodezza incredibile su Pippo Inzaghi proprio in finale. Purtroppo le sue parate non furono sufficienti per consentire alla Juventus di alzare il trofeo, ma Gigi fu comunque eletto dalla UEFA miglior giocatore del torneo. Era la prima volta che un giocatore non di movimento riuscisse ad aggiudicarsi questo premio. La stagione successiva fu segnata non tanto dai risultati mediocri della vecchia signora, quanto dal demone che iniziò a palesarsi nella vita di Gigi, la depressione. In un periodo per me molto buio mi è capitato di visitare la Galleria d'Arte Moderna a Torino e lì ho notato un quadro particolare. Un quadro di Chagall, precisamente La Passeggiata. Un olio su tela del 1918 che mi ha scioccato alla prima visione, al punto da ripresentarmi 24 ore dopo al museo. Mi ha dato una scossa positiva. Per qualche minuto mi ha reso contento. Nell'ultimo anno avevo perso la gioia di vivere, non davo più sollecitazioni al mio cervello per sottrarlo alla fissazione in cui ero caduto. Il quadro di Chagall mi ha insegnato che anche le piccole cose avrebbero potuto, piano piano, trascinarmi fuori da quella melma. La depressione porta con sé dei fortissimi attacchi di panico. Non potrò mai scordare una sfida di campionato contro la regina in casa. Prima della partita, durante la fase di riscaldamento, mi è venuto davanti a tutti un fortissimo attacco di panico. Nessuno si accorgeva di niente e questo mi faceva sentire ancora più solo. Il cuore batteva a mille, il respiro diventava sempre più affannoso. Pensavo di morire, pur sapendo che non sarebbe accaduto. Lì, in quel preciso momento, devo dire che sono stato bravo, perché con quel poco di lucidità che mi rimaneva sono riuscito a scavare nelle mie risorse migliori, quelle dell'orgoglio, dell'amor proprio e dell'amore verso il lavoro. Con quel briciolo di razionalità mi sono detto: se molli adesso e scegli la scorciatoia, decidendo di non giocare, lo farai ogni volta che sarai in difficoltà. Mi sono reso subito protagonista di una parata importantissima su Cozza, quando il risultato era ancora fermo sullo 0-0. Alla fine abbiamo vinto noi 1-0. Quella parata ha rappresentato per me una scossa clamorosa. Ha funzionato da elettroshock. Gli anni successivi sono segnati dalle vittorie di 2 scudetti con Capello, poi revocati a causa dello scandalo di Calciopoli. Proprio quell'anno, il 2006, è stato segnato da 2 eventi in particolare. Un mondiale da protagonista con parate decisive su Podolski e su Zidane, culminato con la vittoria finale, e la retrocessione in Serie B della Juventus. Infatti, poche settimane dopo la conquista della Coppa del Mondo, Gigi si ritrovò a giocare su un campo di provincia, per l'esattezza a Rimini, per la prima partita del campionato cadetto. Per questo motivo, nel mese di novembre, la Juventus lo ringraziò pubblicamente acquistando una pagina di ognuno dei 3 quotidiani sportivi nazionali e pubblicandovi queste parole: la tua maglia dice chi sei, la società, i compagni, i tifosi e i partner ringraziano Gigi Buffon per essere ancora e sempre il loro numero uno. Gli anni dopo la Serie B sono caratterizzati da qualche infortunio e da una squadra che fatica a tornare ai livelli pre-Calciopoli. In particolare, le annate 2009-2010 e 2010-2011 sono segnate da 2 settimi posti. La svolta arriva nel 2011 con l'arrivo di Antonio Conte. Antonio porta in dote, oltre a un forte senso di appartenenza, una rabbia e una voglia di vincere contagiosa. Alla prima stagione compie un miracolo sportivo, portando la squadra bianconera a vincere lo scudetto contro ogni pronostico,
sorpassando il Milan di Ibra a poche giornate dalla fine. Dopo due annate culminate con altrettanti scudetti, Antonio Conte, durante il ritiro della stagione 2013-2014, decide di abbandonare in maniera burrascosa la Juventus a causa di delle divergenze riguardanti il mercato. L'arrivo di Allegri mantiene invariati gli equilibri in Serie A. La Juventus vince titoli a ripetizione e centra due finali di Champions League. Gigi, insieme a Bonucci, Chiellini e Barzagli, forma uno dei reparti difensivi più forti della storia e riesce a battere un record che era inviolato da anni, quello dei minuti di imbattibilità di Sebastiano Rossi. In scadenza di contatto il 19 maggio 2018, in occasione dell'ultima gara di campionato contro il Verona, gioca l'ultima partita del suo primo e più lungo ciclo in maglia bianconera. Si svincola dal club torinese il 1 luglio seguente. Gigi decide di iniziare una nuova avventura e si unisce alla formazione francese del Paris Saint-Germain. Nonostante i 40 anni e un giovane scalpitante portiere come Areola, con cui condivide lo spogliatoio, Buffon disputa una buona stagione. La Champions si rivela maledetta, visto che un suo errore aiuta il Manchester United a ribaltare il 2-0 dell'andata e ad eliminare i favoritissimi parigini. A fine anno decide di tornare a Torino per fare il secondo di Szczęsny. L'8 dicembre 2020, grazie alla presenza contro il Barcellona, stabilisce un nuovo record, diventando l'unico giocatore della storia della Coppa Campioni o Champions League ad avere almeno una presenza in 4 decenni consecutivi. L'11 maggio 2021 annuncia la sua decisione di lasciare definitivamente la Juventus a fine stagione. Il giorno seguente, nella partita contro il Sassuolo, all'età di 43 anni e 104 giorni, diventa il portiere più anziano della storia della Serie A a parare un calcio di rigore. Dopo la scelta di non rinnovare il contatto in scadenza con la Juventus, il 17 giugno 2021 viene annunciato il suo ritorno al Parma, a 20 anni di distanza dalla fine della sua prima esperienza con il club emiliano. La seconda esperienza a Parma è caratterizzata non solo dalle solite parate incredibili, tra cui una respinta pazzesca a Dzeko in Coppa Italia, ma soprattutto dalla felicità e vitalità con cui si cala nel ruolo di chioccia per i più giovani, diventando un punto di riferimento non solo nello spogliatoio, ma anche in società. Il 2 agosto del 2023, con un post, Gigi decide di dare l'addio al calcio. I record di imbattibilità, i trofei vinti, la fedeltà per la maglia bianconera, i momenti di depressione, le uscite a vuoto sul campo e nella vita. Tutto questo vissuto con un'autenticità che l'ha fatto avvicinare ancora di più al suo pubblico. Questa è la storia di Gigi Buffon.